segreti per leggere e memorizzare qualsiasi cosa. Diventa un genio in 7 giorni. Avrete sicuramente visto anche qualche video dove proclama queste magie. È vero che è appena uscito un altro Harry Potter, ma non lasciamoci incantesimare troppo da queste parole. Cerchiamo di essere più concreti. Diciamocelo, al giorno d'oggi di segreto o magico c'è davvero poco, o se proprio non c'è nulla. Sarà perché io credo di più all'informazione e al metodo, ed è proprio con questo video che oggi ti voglio portare alcune tecniche che sto sperimentando personalmente per apprendere in maniera più efficace, ricordare numeri, testi, date, elenchi. Utile senza ombra di dubbio per chi lavora, tiene dei meeting, delle riunioni importanti, fa affari con investitori e magari deve fare dei pitch, ma utile soprattutto per chi sta studiando. Passiamo molto più tempo a leggere e apprendere di quanto ci rendiamo conto. Dagli articoli ai promemoria, ai messaggi, i vari WhatsApp che arrivano ininterrottamente, le varie chat, le email, rispondi ai fornitori, o se sei uno studente avrai mille cose da fare, mille materie da imparare. Le parole continuano a passarci per la mente 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. E abilità fondamentali come la lettura e l'apprendimento possono essere rafforzate, migliorate e affinate nel tempo. La scuola non ci ha insegnato come imparare, ci ha insegnato cosa imparare. È ben diverso. Il nostro mondo sta cambiando velocemente e magari quello che abbiamo studiato 20 anni fa o 5 anni fa ad oggi potrebbe non essere rilevante. Per questo, che tu sia uno studente o un imprenditore molto impegnato, è di fondamentale importanza oggi rimanere al passo con i tempi e aggiornati. Credo che saremo tutti quanti d'accordo se vi dico che una buona memoria molto spesso ci può tirar fuori da molti problemi e in molti casi è la nostra ancora di salvezza. Vi sarà capitato almeno una volta nella vita di andare ad una cena o di incontrare qualcuno per strada dove vi ricordate bene la faccia, ma non vi viene in mente il nome e siete tipo: ma ciao Matteo, quanto tempo? E voi dall'altra parte siete: ma ciao, alla faccia di Marco, Luca, Nicolò, e siete in imbarazzo. E questo non capita solo a chi è avanti con l'età. Sfatiamo anche questo mito. Che lo vogliamo o meno, saper memorizzare le cose ad oggi è davvero utile e per molti è fondamentale. E adesso non venitemi a dire che ma sì, tanto io utilizzo Siri oppure ho il telefono che me lo ricorda, perché in molti casi la memoria di ferro aiuta molto. Anche perché spesso molti ragazzi, magari che stanno frequentando l'università, mi scrivono su Instagram e mi dicono: non riesco a memorizzare tutto, sto portando avanti degli esami ma non mi ricordo tutto nello specifico. E altrettanto spesso mi ritrovo a fianco di manager sommersi di lavoro, impegni, che purtroppo a volte si scordano cose che non dovrebbero assolutamente dimenticare. Ma ora ti voglio mettere alla prova. Dimmi un po', tu ti ricordi quella poesia degli elementari che fa: la nebbia agli erticolli pioviginando sale? E poi dai, ti do un aiutino, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Tralasciando che l'ho recitata da cani e se c'è la mia maestra delle elementari all'ascolto, chiedo scusa, magari qualcuno di voi la ricordava e qualcuno no, ma per le vie del borgo, ok, adesso basta, la smetto. Ma il concetto di fondo è che sì, esistono persone più portate di altre nella memorizzazione e nell'apprendimento, ma questo non perché si hanno capacità estremamente differenti, ma perché in quel dato momento c'è più attenzione o meno attenzione. Ora ti spiego meglio. Come ti sentiresti se riuscissi ad imparare quell'esame in pochi giorni o a memorizzare quel report molto importante in una manciata di minuti, giusto per quella telefonata molto importante, o più semplicemente a ricordare il nome di tutte le persone che incontri? E questo, per chi fa business, sa quanto è importante, perché quando si chiama per nome una persona che si è vista anche solo una volta senza fare la classica frase mi ripeti il tuo nome, che a volte ci mette in imbarazzo, può fare la differenza. Sai, spesso per memorizzare si tende a leggere parola per parola. Anche quando si studia un testo, si legge un articolo o uno script di vendita, si sta lì a mettere parola dopo parola e a leggere parola dopo parola. Ma se ci pensi, quando stai ragionando, vedi immagini, flash, concetti, utilizzi tutti i sensi, odori, e questo vale anche per le parole. E devi sapere che tutto questo avviene a una velocità stimata che varia dalle 70 alle 150 parole al minuto. 150 parole al minuto. È veloce.
molto veloce. Devi sapere che il nostro cervello qui dentro è programmato per memorizzare centinaia se non migliaia di informazioni tutti i giorni, tutto il giorno, anche mentre dormi. E tutto questo senza che ce ne rendiamo conto. A volte sono informazioni utili, a volte sono informazioni inutili. Ma l'apprendimento è efficace, fin troppo. Memorizzazione immediata. Sicuramente in questo momento ti starai chiedendo: se è così efficace questo cervello, perché non riesco a ricordarmi quella data, quel numero di telefono, quel compleanno o semplicemente la targa della mia macchina? Perché so che è così. Sicuramente tra di voi qualcuno non si ricorderà la targa, giusto? Fammelo sapere qui sotto nei commenti, che così ci facciamo una risata. In questo periodo sto studiando più a fondo come funziona tutto quello che c'è dentro questa scatola così complessa. In ogni caso, torniamo a noi. C'è una tecnica che utilizzo abbastanza spesso chiamata tecnica FAST, ovvero veloce. Anche questo è un acronimo e sì, se ve lo state chiedendo, mi sto prendendo abbastanza bene con gli acronimi. Infatti, se ve lo siete persi, vi lascio il video dove parlo della tecnica SMART per raggiungere i propri obiettivi. Ma tornando alla tecnica FAST, invece, F sta per forget, dimentica. Quando ci avviciniamo all'apprendimento, sarebbe molto utile far finta che abbiamo un foglio bianco davanti a noi e che non sappiamo niente di questo argomento, o che non ci immaginiamo di sapere niente di questo. Così abbiamo il nostro cervello che potrà assorbire come una spugna. Cerca di rilasciare qualsiasi convinzione sbagliata o non precisa riguardo a un dato argomento. Lasciati avvolgere da quello che stai imparando e mettici immaginazione, come fanno i bambini. Cerca di immedesimarti, ma poi scendiamo più nello specifico in questo. A sta per active, ovvero attivo. Devi essere vigile nel tuo apprendimento. Devi stare con le antenne ben alzate. Non puoi metterti lì a sfogliare il testo mentre fai dell'altro, oppure stai facendo zapping con la TV, guardando Netflix, e insomma, no al multitasking quando si studia o quando si cerca di apprendere. Ma soprattutto questo vale per quando stai conversando con alcune persone. Presta attenzione. Se siete in un gruppo e stai parlando direttamente con una persona, rivolgi tutta la tua attenzione come se foste solamente voi due, in modo che una volta terminato il discorso ricorderai tutto, e questo è molto utile se sei un venditore. Un altro piccolo consiglio che voglio darti: cerca di applicare e di sfidare la tua mente nell'apprendimento. Cerca di ricordare numeri, immagini. Ci sono migliaia e migliaia di applicazioni per telefono, o anche se cerchi ci sono dei giochi da tavolo che utilizzano i bambini, che però aiutano a stimolare la corteccia cerebrale. S sta per state, o stato. Lo stato d'animo di quando ti metti a studiare deve essere sicuramente positivo. Non devi essere arrabbiato, nervoso o triste, perché il tuo cervello sennò distoglierà tutta l'attenzione di cui hai bisogno. Quindi prima di metterti a studiare un discorso da tenere o un esame che devi fare, non essere, insomma, sii positivo e fai un bel sorriso. Arrivati all'ultima lettera, T sta per teaches, ovvero insegna. Questo è il metodo più efficace e che personalmente reputo il più utile. Se ci pensiamo un attimo, se riesco ad insegnarti qualcosa che ho studiato, significa che l'ho appreso e che riesco a riformularlo seguendo schemi logici, parole differenti, esempi differenti, e quindi l'ho assimilato e il mio cervello può elaborarlo e rielaborarlo quante volte vuole e come vuole. Quindi se ti stai chiedendo se possiamo migliorare la nostra conoscenza educando gli altri, sì. Ci sono poi alcuni passi fondamentali che facilitano il nostro apprendimento. La prima tra queste è la visualizzazione. Guarda e ripeti mentalmente il materiale che hai davanti. Se è un discorso, cerca di visualizzarlo. Il nostro cervello pensa per immagini e non per lettere o numeri. Quindi, se stai studiando storia, immedesimati come se fossi tu il personaggio principale. Entraci dentro. Secondo te, perché i bambini apprendono più facilmente, imparano più lingue o si ricordano sempre tutto quanto? Perché ci mettono l'immaginazione. E con il tempo tutto questo lo perdiamo, ma si può sempre recuperare. Quindi se sei una persona che impara tutto a pappagallo, so che tutto questo che ti sto dicendo non è bello, ma ricorda che la mera memorizzazione è molto inefficace e a lungo andare si perderà all'interno dei tuoi pensieri. A distanza di mesi, anni, non ricorderai niente. Un vero metodo di studio che si rispetti deve infatti integrare tecniche di apprendimento, lettura, ripetizione, comunicazione. Pensiamoci un attimo: fin dall'antichità l'uomo ha sentito la necessità di
apprendere per poter veicolare messaggi, raccontare storie e leggende. Se stai studiando o devi imparare un discorso, una task o un pitch da fare a un potenziale investitore, utilizza l'immaginazione. Se invece devi imparare formule, scrivile e fissale visivamente. Se invece sei un venditore e vuoi seguire il tuo script di vendita senza farti portare fuori dal potenziale cliente, verranno molto utili le mnemotecniche. Sì, questa parola sembra uno scioglilingua, ma in realtà questi segreti, come li chiama qualcuno, sono state utilizzate fin dal passato dagli oratori dell'antica Grecia e dell'antica Roma per tenere lunghi discorsi che sono stati memorizzati per poi essere esposti negli anfiteatri per fare magari propaganda politica o satira, e ci possono tornare utili anche il giorno d'oggi. Queste tecniche sfruttano la naturale capacità del nostro cervello di ricordare le informazioni se queste sono trasformate in immagini o storie ed associati magari ad eventi paradossali, ad emozioni forti. Tutto questo ci permette di aumentare la nostra capacità di apprendimento perché sarà unica. Ti voglio lasciare infine con la tecnica dei loci o dei luoghi. Loci dovrebbe essere un termine latino che significa appunto luoghi. Questa tecnica la puoi utilizzare quando devi tenere un elenco di cose da dire o stai studiando dei vari elenchi che devi saper dire in ordine per non fare confusione, delle password. Insomma, può venirti sempre utile. E a proposito di romani, questa tecnica viene proprio dall'antica Roma. Questa tecnica è molto utile per andare a ripescare informazioni all'interno del nostro cervello. Ad esempio, nella vita quotidiana, quando perdi il foglietto della spesa e ormai sei al supermercato. Questo ti permette di andare a ripescare certe informazioni, e questo può essere un esempio molto stupido, ma la primissima cosa da fare se vuoi imparare questa tecnica è prima di tutto pensare ad un luogo fisico. Nel mio caso io utilizzo casa mia perché so bene com'è fatta, com'è disposta, dove è un determinato mobile, i colori, eccetera eccetera eccetera, e quindi la mia immaginazione, se chiudo gli occhi, è molto chiara. Ricorda che va bene qualunque posto, l'importante è che ce l'hai ben chiaro in testa. Una volta individuato il percorso più familiare a te, individua dei punti di riferimento, magari parti con 10 inizialmente. Questi poi ti serviranno per associare informazioni. Ti ricordo che il nostro cervello ragiona sì con i numeri, ma a livello di immaginazione immagina per immagini, appunto. Quindi questi luoghi ti serviranno per associare informazioni. Le informazioni potranno essere trasformate in parole chiave. Pensa ad una stanza di casa tua e a degli oggetti ben fissi, ad esempio dei mobili. Associa ad ogni mobile in ordine un numero. Ad esempio, io utilizzo scale come numero 1, televisione come numero 2, stufa, divano, tappeto, e siamo già a 5. Nell'altra stanza magari metterò macchina del caffè, fornello, frigo, forno, tavola, e sono già a 10. E nella mia testa, se andrò a recuperare un numero, saprò che il numero 3 è la stufa, ad esempio, il numero 5 invece sarà divano, e via così. Ripercorrendo queste tappe mentalmente, quando associerai un'informazione saprai dove trovarla. Se vuoi sapere di più riguardo a questa tecnica, fammelo sapere qui nei commenti e ti risponderò molto volentieri. Oppure cerca l'articolo che ho scritto su LinkedIn. Noi ci vediamo mercoledì prossimo a mezzogiorno. Spero che questo video ti sia stato utile e ti abbia stimolato nel imparare cose nuove. Noi ci vediamo come sempre mercoledì prossimo a mezzogiorno. Mi raccomando, lascia un bel like e iscriviti se non l'hai ancora fatto. Ciao!